bentrovati da Giovanni Pimpinelli, siete sintonizzati su CSL Soccer Fiumicino, praticamente un test coda, quello dell'undicesima giornata del campionato di promozione, siamo ovviamente nella Girone A, una gara molto complicata, difficilissima per la squadra di Carlo Sperduti che si trova di fronte alla capolista del campionato che arriva da... va alla battuta, la CSL Soccer si va in mezzo, Dario Spirito! Colpisce male con la fronte, la manda al lato. Vittorini prova a tirare e fuori di poco, occasione per i Leoni. Saraceno, vediamo che cosa si aspetta, Saraceno entra nella rigore, Saraceno fermato, calcio di rigore per la CSL Soccer. La parata, non è possibile, non si può andare avanti così. Quinto calcio di rigore sbagliato in campionato. Avevamo pensato dopo due gol in coppa, forse sono infortunati tra di loro, ci siamo intuiti in questa situazione, ovviamente vedevamo del Dughetto che è uscito, ha allungato il pugno e l'ha gettata lontano, viene chiamato il dottore, si preoccupa anche Vittorini, invita subito il massaggiatore, chiede il cambio, non esce Forcina dal campo momentaneamente, attenzione forse può proseguire, si è alzato in piedi, turbante pazzesco in testa, però fallo Forcina, prova a tirare, Forcina trova un grandissimo gol, Mirko Forcina, esultanza, quasi come se indicasse, non so tipo se deve mangiare gli spaghetti, non lo so sinceramente, abbraccia Molon, maglie rosse, Barzellotti troppo lento qui, non gliela chiama da nessuno, poi fuori di poco con occasione, Di Meglio ha tentato il gol alla Tabarini, come ha fatto domenica scorsa Tabarini. Tra Gianni Cuomo, punta la morcia, va in mezzo e poi il tiro di Cuomo traversa clamorosa del Fiumicino. Gianni Cuomo ha tentato la botta da tre quarti. Nel frattempo guarda il cronometro e al Flavio Gagliardini è finita. Il Fiumicino si impone di misura sulla CSL Soccer 1-0, decide il gol di Mirko Forcina